Villa Olmo, così come il suo parco e persino il parcheggio esterno, sono blindati per 13 giorni in vista dell'evento che a partire da venerdì porterà sul lago di Como una coppia indiana, la figlia del magnate Mukesh Ambani e il suo futuro sposo. Il matrimonio è previsto nei prossimi mesi, ma la ricca famiglia ha scelto Ollario per una festa di fidanzamento a dir poco lussuosa e sfarzosa. Il padre della sposa, uno degli ospiti internazionali dell'evento di Dolce Gabbana dello scorso luglio, sarebbe rimasto molto colpito da Villa Olmo, uno dei simboli storici di Como, tanto da sborsare 280.000 euro, certo una somma poco rilevante per un magnate della sua portata, per festeggiare la figlia in una location da sogno. Risultato, la villa da qualche giorno risulta inaccessibile, turisti e cittadini possono transitare soltanto lungo la passeggiata a ridosso del lago e non è consentito immortalare la villa e il suo parco, patrimonio di tutti. Agenti della sicurezza appostati in ogni angolo hanno persino cercato di impedire a operatori televisivi e fotografi di riprendere la scena dei preparativi. È in corso l'allestimento del parco, la villa è praticamente coperta e il parco si sta trasformando in una sorta di Luna Park, quella che dovrebbe essere una lussuosa fortezza indiana. A Como sono attesi per i prossimi giorni centinaia di ospiti provenienti da tutto il mondo. Secondo le indiscrezioni animeranno la festa, musica dal vivo e coreografia all'altezza della migliore tradizione indiana. Un evento che si svolgerà in gran segreto, visto che a partire dalle ore 17 di sabato 22 settembre alle ore 8 di domenica è prevista l'interdizione completa del parco e la villa si potrà vedere soltanto con il binocolo.